essere in vostra compagnia, benvenuti a una nuova puntata di mattina con noi, benvenuti a Cusano Italia TV. Siete sintonizzati sul canale 264 del Digitale Terrestre e trasmettiamo all'interno dell'Università Nicola Cusano. Staremo insieme anche oggi un'ora per guardarci allo specchio, un po' con la lente di ingrandimento. Per conoscerci meglio, per conoscere meglio gli italiani tra pregi, difetti, cambiamenti, vizi e virtù. Forse, ma forse questo poi lo deciderete voi, ci scopriamo meno. O peggio di come siamo ma soprattutto di come ci descrivono. Tanta attualità, tanto costume e società, tanti argomenti anche oggi. Due temi, la prima parte è dedicata ai papà, la seconda parte è dedicata al cibo italiano, al Made in Italy, alle nostre eccellenze in cucina. Però la prima parte, cari papà, è dedicata a voi perché oggi è la festa del papà. Auguri a tutti i papà del mondo, ai papà che sono accanto ai loro figli, ai papà che sono lassù ma che ci proteggono dal cielo. Auguri a tutti i papà del mondo e oggi vogliamo parlare proprio di voi, vogliamo dedicare la prima parte alla paternità perché di maternità si parla sempre, insomma le mamme sono protagoniste un po' meno ai papà. Fino a qualche anno fa, per fortuna tanti anni fa, vi ricordate il papà era forse una figura effimera, una figura che faceva da corollario al, alla famiglia, alla mamma che aveva Luogo, il ruolo principale e ai figli. Adesso, per fortuna, le cose sono cambiate: i papà hanno un ruolo principale, sono come dico io e dico spesso in famiglia interscambiabili, cioè il, i papà e le mamme hanno lo stesso ruolo, lo stesso ruolo importante. Però, da quando la donna scopre di essere incinta fino ai primi mesi del bambino perché il rapporto è strettissimo madre-figlio, il papà forse è un po' messo da parte e la donna diventa protagonista. Non solo perché cresce la pancia, ma anche perché ha delle emozioni che spesso e volentieri la donna esprime. L'uomo è messo da parte, cioè tutte le attenzioni sono concentrate sulla mamma. Ma anche i papà aspettano un bambino e anche i papà provano una tempesta di emozioni: la paura, la paura di essere inadeguati, la paura di non saper fare il Pra il padre, la paura di non saper aiutare la propria compagna durante i nove mesi e durante i mesi primi mesi del bambino e tutto questo è stato messo nero su bianco da eh, Christian Bergamo Bergamo Christian Bergamo ha scritto questo libro Quasi padre che è diventato veramente un grande successo tutto nasce dai social network da Facebook e poi nasce ecco questo libro Quasi padre le emozioni raccontate messe nero su bianco Longanesi Editori e Christian Bergamo è in collegamento con noi Ciao Christian ben trovato Ciao. buongiorno Buongiorno, auguri! Grazie, grazie mille, grazie mille, ciao a tutti! Buongiorno. Allora, questo è un libro veramente che ha avuto un grande successo. Tutto nasce nel 2017 perché tu e tua moglie scoprite di aspettare un bambino, io parlo sempre al plurale perché poi è insieme la coppia che aspetta il bambino, è vero che lo porta in grembo la mamma, però le emozioni si condividono insieme e crescete insieme. Tutto nasce nel 2017, scoprite di, di aspettare un bambino e da là che cosa scaturisce? Scaturisce che avevo voglia di raccontarlo. Innanzitutto di capire, di capirci qualcosa, e quindi diciamo nel nuovo millennio si scrive sui social, no? Anche se non, non ero molto avizzo alla, ai social network, perché però ho cominciato a, a trascrivere i miei pensieri, le mie paure su una pagina anonima che si chiamava appunto Quasi Padre. E pensando che non mi leggesse nessuno, perché in realtà non ero una persona, non ero un volto, non ero una provenienza geografica, ero soltanto un nickname, quasi padre che stava appunto per diventare padre. Man mano i post sono diventati abbastanza virali, tanto che il giorno della sala parto, il giorno in cui stavo in sala parto, c'erano 5.000 persone, dopo appena 4 mesi, che mi seguivano e che aspettavano questo momento come se fosse un po' anche il loro nipote. E... E, e ho capito che le persone avevano bisogno di questo, di medesimarsi nelle mie paure. Ed era bello, soprattutto, che molti papà mi scrivessero, molti uomini mi raccontassero che anche loro vivevano quelle emozioni lì. E Perché di mamme si parla sempre: è un po' quello che io ho detto all'inizio. Le mamme sono protagoniste, però ci sono ed esistono anche i papà, e anche i papà aspettano. Un bambino dal quinto mese di gravidanza, dal quinto mese in cui stava, stava prendendo vita e forma, Nicolò, perché si chiama Nicolò, tuo bimbo, vero? Sì. Tu hai deciso sì, 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 sì. di buttare giù, di mettere nero su bianco i tuoi pensieri, le tue emozioni, il tuo senso di inadeguatezza, perché le paure delle mamme un po' vengono sempre a galla. Noi donne siamo brave ad esprimere le nostre emozioni, meno i papà, che in qualche modo sono chiamati eh, ad essere un po' il, il supporto della donna. Però anche voi avete delle emozioni, sono delle emozioni forti. I, i, e che non dite? I, io lo, lo paragono un po' al calcio, è come se la, la donna in quel momento fosse il, il calciatore, e il calciatore gioca in campo, l'adrenalina probabilmente non gli fa sentire le stesse emozioni che prova un, uh, un tifoso, ed è, il tifoso è malato, il tifoso sta giorni e giorni a pensare alla partita, nonostante probabilmente il giocatore non ha quelle stesse sensazioni, quindi il, il fatto di non poter intervenire sul campo, di non poter… Uh, non eh, poter fare nulla, racconto nel libro che l'unica cosa che può fare un uomo è accarezzare i capelli e dire dai va tutto bene ce la faremo, ma in realtà non ha proprio nessun tipo di... Anche no, perché no, quando no, ci ha accarezzati i capelli non è che... <ride> non sì. è il massimo neanche no. sì. in quel momento magari non vorremmo nemmeno che ci toccaste perché siamo talmente prese nel, nell'avere il bambino che io immagino anche il vostro ruolo eh. io mi metto anche nelle vostre vesti, nei vostri panni eh, Cristian. perché è difficile stare, già è difficile stare accanto a una donna vero Cristian? Benissimo. <ride> nei, nei, nei mesi precedenti soprattutto. È molto difficile. Già normalmente dovreste eh, imparare quella capacità di entrare nella nostra testa è già complicato. Poi nei mesi della gravidanza, quando i nostri ormoni prima e dopo la gravidanza sono in tilt, è complicato esserci e starci accanto. Quindi scherzi a parte, anche voi non sapete dove mettermi le mani perché forse anche noi non sappiamo come aiutarvi ad aiutarci e deve essere più un'azione una, un dell'uomo secondo me nei sì. mesi precedenti perché in realtà la donna già sta compiendo un miracolo già mm. fisicamente è in subbuglio eh, se l'uomo diventa il, lo spettatore passivo non l'aiuta, quindi se non partecipa, per esempio, al corso preparto piuttosto che se non se, se è come aspettiamo i nove mesi, poi tocca a me, in realtà no, perché tocca a te, uomo, sin da, dall'inizio, dal momento in cui sai che diventi genitore. Io nel libro l'ho raccontato come una sorta di, di ansia continua perché poi è quello che ho provato io. Eh, questo senso delle ultime volte perché l'uomo dice: Oddio, sarà l'ultima volta che farò questo. Sarà l'ultima volta che uscirò con gli amici. Sarà l'ultima volta oppure non, non mi sentirò in grado, non, non sarò mai all'altezza. Quindi, questo senso di inferiorità probabilmente la donna non lo prova perché sta vivendo una, un qualcosa di fisico così viscerale che non ha neanche modo di pensare alla, al futuro. Invece, l'uomo è sempre proiettato in avanti alla sua inadeguatezza. e... E quindi lo racconti questi nove mesi folli fino al giorno, come dici, te, del parto, che è una catarsi continua e un. Ci arriviamo perché in quel follia. momento c'è un'immagine toccante che tu hai descritto col tuo papà. Poi ci arriviamo perché appunto è la festa del papà. Quindi pensiamo anche ai nonni che diventano due volte genitori, due volte papà. Ciao tu, voglio leggere un passaggio del libro. Sono papà, sono, sarei. Anzi, sono, sarò, sarei. Insomma, spero di non commuovermi. Eh? Insomma, io e te tra un po' ci conosceremo e dovremo iniziare un qualcosa insieme. Questa storia, non so perché mi, mi commuovo, però io sono toccata in prima persona. Questa storia dell'essere tuo padre mi manda leggermente ai pazzi e non so se sia un sentimento positivo. Per ora, per ora ti dico che vorrei non nasconderti nulla, persino questo senso di inadeguatezza. Qual è il primo? Mi sono commossa tu rileggi il libro ti sei commosso non lo rileggo più non l'ho più riletto davvero <ride> guarda io no. vedi sto lacrimando colpa tua <ride> guarda devo dirti la verità lo vorrei rileggere col secondo figlio perché in realtà mi è nata poi una seconda bambina bianca giusto bianca 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 ma mi rendo conto che sono emozioni totalmente totalmente differenti perché la prima è una, un miscuglio di Veramente è un, è un tram che ti, ti prende e ti, ti devasta. La seconda è una metro, ti aspetti è tranquillamente vero. che sai che prima o poi passa. Senza non è nulla togliere i secondi, eh, però siamo già collaudati. L'amore è lo stesso, un amore è illimitato vero. per entrambi i figli. Però siamo già collaudati e non è che non proviamo le stesse emozioni, è che mm. le abbiamo già provate e le sappiamo gestire, è vero? Bravissima, bravissima, bravissima. Io, io le somatizzavo nella prima, nella prima eh. fase, le somatizzavo perché non volevo pensare al, a tutto quello che stavo vivendo, a questa rivoluzione, non volevo crescere, perché poi questo è il problema, che uno non vuole crescere, che eh. si rende conto che l'infanzia è finita, eh certo. che il capitolo, capitolo dell'io è finito, è iniziato quello del, del tu, neanche del noi, è proprio del tu, eh, ed è... Passo che l'uomo deve saper fare perché altrimenti rimane ancorato all'io e punta al non lo so, non è, non è concentrato su quello che è il nuovo ruolo che è, che è di, trasmettere tutto quello che si è imparato fino a lì, che probabilmente sono cose sbagliate quelle che si sono imparate, eh, però anche quella è la, la prova. Te lo ricordi il primo pensiero che hai messo nero su bianco su Facebook nella pagina Quasi Padre, che adesso veramente ha non so, quasi più di 20.000 follower, ormai è una pagina collaudata e che tu non trascuri mai? Guarda, me la ricordo bene perché è, stata, è stato molto ingenuo come post, perché in realtà vedevo mia moglie eh, sul divano con questo pancione al quinto mese, mi pare e aveva le cuffie eh, che noi mettevamo spesso le cuffie con la musica, eh, ascoltavamo, mi pare, Bon Iver che comunque è un gruppo che mi piace molto e aveva queste cuffie che, eh, e mio figlio stava ascoltando la mia, mia musica e io stavo lì dietro, la guardavo e dicevo caspiterina, che sta succedendo? È una cosa strana perché poi in realtà stavo già trasmettendo un insegnamento a mio figlio, cioè che la musica Cosa che magari il secondo figlio poi non fai perché poi non hai mai tempo per mettere queste benedette cuffie sul pancione. No, che la gravidanza primo del primo è una gravidanza tensione. completamente <ride> diversa. L'avete vissuta anche voi così. La prima è tutta accortezze, è tutta. È, abbiamo anche delle. È, come dico? Dei de, 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 de gesti ricorrenti tutte le sere, appunto la musica che fai ascoltare col secondo è tutta una, una corsa frenetica <ride> e a volte ti dimentichi anche di aspettare il secondo figlio. Ti dimentichi anche delle ecografie spesso, già sì. cioè, oggi che ce l'avevamo. Ah, non ti Io ricordi, è successo Dio, anche Dio a voi? Vedrò. Non ti ricordi quando fanno una domanda non so a te o a tua moglie a che mese sei o a che settimana? Io non lo ricordavo del secondo, perché ero Brava. presa dalla vita quotidiana più il primo figlio e poverino del secondo non mi ricordavo a che mese o a che settimana fossi e mi vergognavo. No, lui, L'unica risposta era di direttamente quando nasce, cioè nel senso sai quando nasce quindi sicuramente fatti il conto perché da lì mancano ancora qualche mese. <ride> Comunque stavi facendo Però ascoltare sì. la musica Nicolò che era nella pancia di tua moglie, che si chiama tua moglie? Chiara. Chiara, era lì con la panciona mm -hmm. che già il quinto mese è una e bella pancia ben visibile. Zabba, la e ho detto che bel momento, cioè nel senso un momento che poi ti ricorderai e mi ricordo, mi ricordo ancora perché… Lui ascoltava la mia musica, quindi per la prima volta mi conosceva attraverso la musica e, e io stavo lì e guardavo questo miracolo e ho detto, va, fammi raccontare cosa è successo. L'ho scritto su questo post, ovviamente non ho invitato nessuno, perché questo è importante, perché non ho, era anonimo, io non volevo neanche che mia moglie mi leggesse, perché erano cose molto private, cioè raccontavo le mie paure. Un uomo che mette... Le sue paure davanti è un uomo da apprezzare. Eh, ti direi coraggioso, però in realtà io non avevo coraggio perché se avevo coraggio l'avrei raccontato a tutti. In realtà io me la stavo facendo sotto e lo raccontavo in anonimato. E quindi quei post eh, per un paio di mesi hanno continuato a girare senza che mia moglie li leggesse, senza che nessuno li leggesse e invece piano piano poi all'improvviso qualcuno l'ha condivisi ed è diventato abbastanza abbastanza virale. Oggi sono 20.000 persone, poi ho dovuto uscire dallo scoperto per colpa del libro, però non avrei mai voluto perché sono, mm. sono Ma hai fatto una bella privati. figura invece, perché ci hai messo la faccia, Christian. E ti sei fatto portavoce di tutte quelle emozioni, di tutte quelle paure che provano tutti i papà e che non hanno il coraggio di dire, e di ammettere eh, non, lo, non lo so, sicuramente è servito. Sicuramente il momento in cui scrivi su un social network senza pensare che qualcuno ti legge, sei molto più sincero, sei molto più diretto. Io raccontavo veramente le, la mia insonnia, raccontavo le, la mia ansia da la prestazione, la, le mie salute in, in, con, lo, con lo psicologo. Raccontavo veramente tutto quello che non avrei mai raccontato neanche. Probabilmente a mio padre, a mia madre. A, a un mio amico e invece Ma lo tua raccontavo tua moglie queste cose le raccontavi Cristian scusami se ti interrompo tu condividevi il tuo stato d'animo con Chiara? E non tutto, non tutto. Infatti il momento in cui ho deciso di, di, di raccontarle della, della pagina era perché, innanzitutto perché mi vedeva chiuso in bagno a scrivere, eh, o avevo un amante, oppure eh, c'era qualcosa di, di strano, <ride> perché ogni giorno stavo lì a scrivere, dicendo scrive? a chi stai scrivendo? E quindi ho dovuto raccontarglielo. E poi anche per dimostrarle come avevo vissuto io quel, quei nove mesi. E non sapevo come... Poteva, potesse reagire, eh, ha reagito leggendolo e quindi ha capito quello che c'era dietro, ha capito che non c'era un uh, voler diventare l'influencer di turno o voler uh, eh, mettere in mostra tutta la nostra storia, ma era proprio un... era terapeutico, quindi era uno sfogarsi, serviva a me e quindi ha accettato questo mio, questo mio lato oscuro, questa mia identità nascosta. Sottolineato quello che io dico sempre da tempo, ma un po' dai è entrato. Proprio nel, nelle, nelle coppie, questo, nelle coppie attuali, non è la donna che aspetta un bambino, ma è la coppia che aspetta il bambino, il papà e la mamma insieme, che sono proiettati e che camminano insieme verso il parto e verso eh, il mestiere più difficile del mondo, come dicevano i miei genitori, avevano ragione, cioè quello appunto di essere genitori, perché essere madre o essere padre è il mestiere più difficile del mondo. Il giorno del parto, 5.000 persone che aspettavano, hai detto, però c'è un'immagine bellissima che tu racconti nel libro: ed è questo confronto con tuo padre. Perché non sapevano se Nicolò sarebbe nato di parto naturale oppure il Cesare, insomma, c'era un grosso punto interrogativo, tutti volevano sapere, anche tu eri preoccupato perché non sapevi come sarebbe nato Nicolò, ed eri giustamente, avevi paura, eri preoccupato per il bimbo, per tua moglie, e incontri tuo padre. Sì, è stato un travaglio molto lungo, infatti il libro è proprio è tutto questo, perché è 28, oltre 28 ore di, di travaglio, cioè una cosa immensa, lunghissima. E quindi a un certo punto si era creata un po' questa attesa, tutti sono venuti in clinica, genitori, amici, sono venuti in clinica ad aspettare questo momento. E mi ricordo bene che c'era questa, questa porta della sala parto, io ero sceso nelle scale e aspettavo lì che mi chiamassero perché poi a un certo punto chiamano il padre, anche lì eh, il tifoso poi entra in campo alla fine, fa invasione campo quindi non è che è utile in quel momento, quindi aspettavo lì fuori la sala parto, fuori lo stadio ed è passato il mio tifoso più, più, più accanito che è mio padre, per caso mi ha guardato, poteva dire a chiunque che fossi lì, poteva, potevano farmi compagnia in tanti, invece è capitato lui. E lo racconto, e non c'è stato niente, è soltanto un abbraccio. Un uh, vai tocca a te. Una sorta di passaggio di testimone. Eh sì, vai tocca a te, perché in realtà fino adesso è stato, sono stato io a insegnarti qualcosa, oggi tutto quello che sai lo devi insegnare a qualcun altro. Che in quel momento io l'ho visto come un passaggio di, eh, di consegna, appunto, da essere figlio a essere padre. In realtà anche lui. Stava facendo una rivoluzione eh, nel, suo, nel suo essere padre, perché diventava nonno, non lo sapeva ancora cosa significasse diventare nonno. Tanto che spesso mi diceva: dicono che l'amore per, per, per i nipoti sia più grande di quello dei figli. Non ci credo, e eh, invece adesso si ricrede anche lui perché probabilmente non è maggiore. Ma è un amore così incondizionato al mio in misura. però anche lì lui stava facendo una rivoluzione, quindi due piccole rivoluzioni che si incontrano nel momento più bello. Sembra romanzato, ma è stato veramente così. E l'ho voluto raccontare nel libro. Da qui Nicolò ha tre anni, quattro anni, giusto? Quattro anni a luglio, sì. Quattro anni a luglio, o uh, come mio secondo, come Federico, che è nato ad agosto del 2017, quindi hanno la ah, stessa sì. età, vedi? E un domani leggerà questo libro, cosa vorresti che provasse, che pensaste? Mm, non so fino a quel giorno cosa penserà di me, sicuramente si renderà conto che papà non è quello che, che vuole far sembrare, quindi non è sempre quello giocoso, sorridente. Eh, beh, poi specialmente questo periodo diciamo che penso che l'abbiano capito i bambini che non siamo sempre quelli lì che ridono e scherzano e giocano perché ci sono problemi ben più gravi intorno però in quel caso il libro lo potrà aiutare a conoscere non soltanto il padre ma quello che erano i genitori prima di lui io lo dico sempre che eh, è assurdo che non chiediamo ai nostri genitori chi fossero prima di noi cioè prima di noi i nostri genitori erano tanto erano una coppia erano due due che si sbaciucchiavano dentro la macchina di nascosto, erano, erano, erano giovani, non glielo chiediamo mai in realtà cosa erano da giovani, perché hanno deciso di avere un figlio, eh, quanto erano felici prima di noi, perché io dico sempre a mio figlio, io ero felice prima di, di lui, lo scrivo nel libro, cioè non, non te la prenderà male se pensi che eh, ti dico questa cosa, perché in realtà noi eravamo felici, stavamo bene, poi oggi è arrivato un figlio, ne sono arrivati due, è una felicità totalmente diversa, quindi è un'aggiunta di felicità, ma non, non è lui che mi ha dato la felicità e vorrei che lo sapesse perché vuol dire che i, propri, i suoi genitori sono stati due persone felici che insieme hanno deciso di eh, mettere al mondo un'altra vita. Sei un papà molto, molto sincero e sicuramente lo apprezzerà perché qui spesso parliamo di genitorialità e cerchiamo di far capire che i genitori non sono... Perfetti, hanno dei limiti, spesso parliamo di mamme perché mi ci rispecchio tanto nelle mamme e spesso parliamo di mamme imperfette. Anche i papà sono imperfetti. È vero che vediamo i papà come dei supereroi, però sono dei supereroi con delle lacune, con dei difetti, con dei limiti. Quindi è fatto bene a sottolineare l'aspetto della felicità pre-figlio. È una felicità che diventa ancora più grande, naturalmente, con i figli. Quasi padre, Longanesi Editori, Cristian Bergamo è l'autore. Tutto parte dai social network network da Facebook che per gioco apre la pagina Facebook Quasi Padre per raccontare l'esperienza dell'attesa di un figlio così i suoi post diventano virali e oggi è seguito da oltre 20.000 follower. La cosa bella di questo libro, poi questo, ehm, questo blog no, diventa un libro appunto quasi eh, eh, quasi, mh, quasi padre. Nasce un romanzo e nella primavera del 2019, il primo capitolo viene pubblicato su Book a Book, prima realtà editoriale italiana in crowdfunding. Eh, in poche ore il romanzo stabilisce un record di adesioni a tutt'oggi imbattuto. È, è, la storia nella storia. Christian. Questo è assurdo, perché non avrei mai pensato di scrivere un libro. Quando mi ha contattato, buca Bucca che faccio proprio questa marchetta, ma non perché marchetta, perché proprio diffondo questa idea, perché è il primo crowdfunding editoriale. Crowdfunding editoriale non vuol dire editori a pagamento, ma vuol dire che questa, questa realtà di Milano dà la possibilità di mettere nella loro piattaforma i primi capitoli. Del, di un progetto editoriale. Loro ti dicono, se, hai un, se sei un buon promoter, oltre che un buon scrittore, se il tuo progetto piace a un tot di perso un tot persone, quindi a 350 persone mi pare, quindi 350 pre-vendite in 100 giorni, noi non ti facciamo pagare nulla, ma eh, ti promuoviamo, ti pubblichiamo, ti facciamo diventare un libro, che è diverso dal paghi per pubblicare, ma è il mettere eh, questo, Il tuo progetto, sapere se piace e appunto poi credere in te. Io non avevo un libro, quindi quando mi hanno detto fallo anche tu, io ho detto sì, però non un libro, quindi ho scritto i primi quattro capitoli così, eh, provandoci ho messo online questi, questi quattro capitoli e ovviamente non l'ho detto a nessuno, perché anche lì volevo rimanere anonimo, quindi quando loro mi dicevano ok, ma dillo allo zio, al parente all'amico, fatti comprare da qualcuno altrimenti chi ti compra? Io ho detto no, no, no a me non mi devi comprare nessuno, perché comunque in realtà io non ha... vorrei uscire sempre col mio nickname che è quasi padre e invece in 100 giorni, avevo 100 giorni di tempo per uh, appunto fare queste, queste prevendite e in 42 ore sono finite mamma e, mia 42 e, ore eh, eh, sì. nemmeno due giorni e quindi, mm, e quindi diciamo che bookabook ha un po' ha aperto gli occhi tipo ma eh, che è successo a chi l'hai detto <ride> io non, non l'ho detto a nessuno cioè, l'ho detto al, alla pagina facebook in realtà e quindi c'è stato questo movimento improvviso che poi mi ha fatto capire che c'era altro oltre a una pagina Facebook, c'erano proprio persone che credevano in quello che scrivevo. Vuol dire eh, che i papà avevano bisogno di un portavoce, i papà avevano bisogno di raccontare, di esternare i propri pensieri, le proprie emozioni, tutto quello che hanno celato nel corso di questi anni. Sono diversi i papà rispetto ai papà di qualche anno fa, sì. vero, Christian? Eh, sì, nonostante si nascondano ancora. Cioè a me seguono molte, molte donne per capire i papà. Cioè, senso, spesso mi dicono ho comprato il libro per regalarlo a mio marito, piuttosto che ho comprato il libro per capire cosa pensa mio marito. Eh, spero che pensi le due stesse cose, oppure non penserà mai le due stesse cose. Questo è un confronto che un po' mi dispiace. Dall'altra capisco che almeno il passo c'è stato, perché almeno già che c'è un confronto c'è un, un passo in avanti. E, I papà sono diversi, sicuramente quelli che mi hanno scritto, eh, anche amici che hanno letto il libro mi fanno capire che non c'è più quel, quel senso patriarcale della famiglia, ma c'è un mettersi in gioco perché poi in realtà come dico sempre nel momento in cui eh, diventi genitore cominci da zero anche tu come tua moglie, quindi come te neanche lei sa fare delle cose, poi le attitudini sono, sono proprie della persona, quindi io so fare meglio una cosa rispetto a un'altra e quindi è normale che, che ci dividiamo i compiti. Poi una mia convinzione, ma veramente ci credo, il ruolo del papà è importante tanto quanto il ruolo della mamma. Io dico sempre che i genitori devono essere interscambiabili, Christian, e quindi le figure devono essere messe sullo stesso piano. Nelle famiglie sì. di oggi, credo, fino a ieri. Mamma... Era un po' perché diverso. Perché non c'è tempo, perché non c'è te, più tempo per, uh, per, potersi, per potersi crogiolare nel uh, fai tutto te e io mi rilascio. Però è giusto così, perché è giusto la, la così, vostra è figura, figura così. è importante. Forse l'abbiamo negli anni messa un po' da parte perché faceva comodo anche alla società, gli uomini che lavoravano e le donne che stavano a casa. Le cose io spero che camminino sempre perché c'è ancora tanto da fare eh, per l'uguaglianza tra uomo e donna. Però cominciamo anche dalle famiglie, devono essere interscambiabili al di là del fatto che anche la donna lavori, è perché sono due ruoli, due ruoli fondamentali, cioè il padre non è il corollario, cioè il padre è il perno della famiglia come la madre. Grazie. Ma, ma, è, <ride> è ma io lo che penso che lo sinceramente. No, 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 eh? vero, vero. Sono straconvinto, sono straconvinto, sono straconvinto, nonostante la, la, le competenze e i requisiti di una donna, sono. Mm, eccezionali e sono inarrivabili però l'uomo non può appunto rimanere fermo al palo dicendo vabbè tanto, tanto c'è lei mm, non è possibile soprattutto se sono due persone che lavorativamente e professionalmente appunto si sono realizzate e quindi mia moglie va al lavoro e torna alle sette di sera come me quindi perché alle sette di sera uno sta in vantaggio sull'altro io sono stanco lei è stanca e va e cominciamo a fare i genitori anche voi siete la famiglia moderna con i, con i nonni che vi aiutano? Sì. Se non ci fossero per santi nonni? Sì. Per Questo per farlo sì. capire a chi ci governa, visto che le misure. Anche in questo caso delle zone rosse sono state irrisorie, quasi inesistenti. E se non ci fossero i nonni a portare avanti le, la società e a portare avanti eh, la famiglia, in, in ogni modo a livello economico, ma a livello soprattutto di tempo, forse noi non faremmo i figli perché non, non ci sono aiuti e non ci sono sostegni alle famiglie. Quindi anche, voi, per, anche per voi i, sì. i nonni hanno un ruolo importante? fondamentali senza nonno senza nonni non, probabilmente avremmo fatto un figlio solo ma con grandissima difficoltà nella gestione quindi il secondo figlio è nato proprio con meno male che ci sono i nonni e non, non bisogna né, né ringraziare il cielo né, è, anche quello è il ruolo ovviamente do, dei, dei nonni però mai come in questo periodo mai come la nostra generazione diventano eh, pre, primari pre, protagonisti ah, sono loro i supereroi non noi e volte quelli che non hanno i nonni che li aiutano sono sono disperati perché non sanno fare appunto perché l'Italia è una società che non, che non aiuta le famiglie con figli. Infatti abbiamo visto la natalità a che punto è e i numeri bassissimi. Cristian insomma. Che, qual è il futuro? Cioè, nel senso, eh, quasi padre, cosa vorresti che diventasse? Intanto, è un libro che sta avendo un enorme successo nonostante sia stato pubblicato due anni fa e va comunque alla grandissima, un anno fa, un anno fa, un anno fa, perdonami, un anno, un anno fa. fa <ride> e qual è il futuro? Cioè, quali progetti hai? Che vorresti che diventasse quasi padre? Allora, innanzitutto, non diventare più padre perché mi bastano due, non quindi non c'è due così. senza tre, dicono però non lo so. Io no, no. io due, ho detto no, due, va bene così. Ma io ho detto no, io firmo sul no. Anzi, se mi rintervisti perché è successo qualcosa, mi, boh, non so che hai non sono stato nonni, io, <ride> assolutamente. Quindi, dal punto di vista sentimentale, mi fermo qua. Dal punto di vista del libro, sicuramente è uscito nel periodo più assurdo parlo dell'editoria per non parlare di tutto il resto però l'editoria si è trovata anche lì eh, di, fronte a, um, di fronte a una crisi mai vista e quindi uscire il 19 marzo quando le librerie sono chiuse quando amazon si è bloccato per le spedizioni quando tutto è fermo diciamo non è proprio il massimo degli esordi eh, nonostante questo è, stato, è andato bene quindi sono contento e adesso quello che spero è continuare eh, togliermi quella che non vorrei fosse un'etichetta, perché essere padre non è un'etichetta, ma una, è uno dei ruoli che, che prendiamo all'interno de, della nostra aggiunto. vita: è un valore aggiunto. Quindi, se devo continuare a scrivere, scriverò di altro anche. E quindi vorrei essere considerato come autore, non come il papà che scrive eh, libri sui figli. Ah, ci hai preso non, gusto non allora, quel... eh, Cristian? Ma sì, ma sì. Ah, sì. hai capito! <ride> sì, 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 no, ma spero, spero tanto di continuare. Spero che ci sia la possibilità, l'occasione e che la grande editoria, perché qua parliamo di Longanesi, che è appunto… Il top in Italia. Spero che, che ci sia questa possibilità di continuare perché ci tengo a voler continuare a raccontare storie che non sia soltanto la mia. Ce l'hai già il soggetto? Già stai pensando alla prossima è già storia? Già, quasi finito. Già, eh. è quasi finito. Hai capito? <ride> ah, non mi puoi nemmeno dire niente, no, ma no, no, assolutamente te lo giuro. Speriamo lo che lo presenti ci qui, eh? Momento. Magari, magari. Dai, ciao. volentieri. Grazie Cristian di essere stato con noi. Buona Festa del Papà, auguri a te, auguri a tutti i papà del mondo. Grazie mille a voi. Un Grazie bacio a ai tuoi bimbi. Ciao, a Nicolaia e a Bianca. Ciao e ciao. a tua moglie, attualmente a Chiara. No. Ciao. Ciao. Cristian. Auguri a tutti i papà del mondo, ai papà che abbiamo la fortuna di avere accanto e ai papà che sono lassù. su e che ci guardano dal cielo, ci fermiamo qualche istante dal papà al cibo al Made in Italy. Ne parliamo tra poco.